com'è la situazione medicina. Ah no, aspetta, aspetta, Alfredo, Alfredo. Allora, il nostro amico Alfredo Sambinello di Lega Ambiente Medicina ha un compito un po' ingrato, un po' bello invece oggi, di raccontarci in maniera abbastanza sintetica gli avvenimenti che si sono succeduti a Medicina e in Regione, soprattutto nell'ultimo mese, per quanto riguarda le biomasse. Eravamo rimasti che Medicina aveva un problema con lo stabilimento di Cazzani, che la provincia di Bologna aveva dato l'ordine, in pratica, adesso non sono un giurista, la diffida a continuare la produzione, poi... Niente, poi allora hanno, diciamo, per il momento sospeso l'utilizzo delle biomasse da sottoprodotti, cioè da scarto, sia animale che vegetale, quindi è ritornato a utilizzare, da quello che capiamo noi della diffida, come in origine prodotti agricoli tradizionali come mais, triticale e quant'altro. La situazione è decisamente migliorata, però abbiamo ancora alcuni problemi che, ci viene detto, dipendono ancora da quello che c'era dentro prima, e quindi questi odori che sentiamo di liquame zootecnico o di digestato, tipico odore della stallo del letame, diciamo, o del cosiddetto piscione, cioè, soprattutto con questo vento in questi giorni, cioè, è stato piuttosto fastidioso. Però non c'è paragone. La situazione è migliorata. Però deve migliorare ancora, perché bisogna eliminare il problema. Va bene. Perché la gente accetti questi impianti come impianti puliti, impianti utili sia all'agricoltura che all'energia. Bene, e quindi questo è un bel punto. Però sono successe delle altre cose. Sì. Allora, adesso intanto è venuta avanti due questioni. Una, le linee guida sulla mitigazione, progettualità e norme tecniche degli impianti. Noi le abbiamo lette attentamente. Della regione, giusto? Della regione, sì, regione Emilia-Romagna, cioè le abbiamo lette attentamente e le condividiamo in pieno. È un po' quello che noi ci aspettavamo. Abbiamo solo fatto alcune osservazioni, diciamo, di tipo rafforzativo. Due in particolare tengo a sottolineare, tra le tante che abbiamo messe: una, che bisogna dare più poteri ai sindaci perché possono intervenire tempestivamente rispetto alle problematiche che possono nascere; due, sul piano, diciamo, tecnico progettuale, per migliorare la situazione, anzi eliminare i problemi, bisogna mettere che tutto il ciclo produttivo legato alla produzione di biogas sia chiuso. Spiegati. Allora, chiuso vuol dire in pratica che non dobbiamo fare distinzione tra prodotti agricoli, sottoprodotti o scarti, come vogliamo chiamarli, perché qualsiasi prodotto organico messo lì, stoccato, prima o poi puzza, è solo questione di tempo, cioè è inutile che ci illudiamo che non puzzi. Allora, per evitare questo, vanno messi al chiuso dentro dei capannoni in maniera ermetica, e poi direttamente devono andare, come ho già detto già anche altre volte, negli impianti di digestione. Aspetta, cioè, ti blocco un attimo. Se ho capito bene, stai dicendo che le materie prime devono essere stoccate al chiuso. Adesso invece... Ed è anche la proposta della regione. Ah, bene. E deve essere stoccato anche il digestato che ne esce alla fine, sia quello liquido che quello solido, perché purtroppo c'è questa tendenza a farlo uscire un po' prima, quindi non è inerte del tutto, è poco stabile e quindi rilascia soprattutto odore di ammoniaca nell'ambiente, che è molto fastidioso. L'ammoniaca in pratica che cos'è? Il tradizionale odore di, diciamo, di urina. Sì. Però quindi animale. Diciamo, qui dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, la regione si sta muovendo in maniera positiva. Diciamo, è positiva. Poi è stato presentato con un'udienza conoscitiva la cosiddetta localizzazione dei siti e delle aree dove si possono fare gli impianti da fonti rinnovabili, cioè tutti gli impianti, cioè eolico, biomasse, fotovoltaico, idroelettrico, tutto. Eccetera, tutto. Noi abbiamo fatto delle osservazioni su questo, in particolar modo abbiamo teso a sottolineare una cosa che secondo noi è fondamentale perché non ci sia, diciamo, ulteriore inquinamento, che consiste nel fatto che chi trasforma o seleziona prodotti agricoli deve dotarsi di un proprio impianto
per, chiamiamolo in due parole, lo smaltimento degli scarti. Cioè, le aziende come la Yoga, come la Pizzoli, come la Futagel, come la Cometa, come la Trespighe, altre che conosciamo della zona, ma ce ne sono anche a Imola, cioè che diciamo, trafficano nel settore agricolo sui prodotti diciamo, alimentari, devono dotarsi di loro impianti e finire il ciclo di quello che loro fanno. Quindi avere anche un impianto di depurazione per chiudere il ciclo. Un impianto per chiudere il ciclo di, diciamo, di produzione di biogas, cioè deve andare dall'impianto dove trasformano in fruttini, in patatini o quello che è, dopo lo scarto, le buccette, le patate che non vanno bene, le cipolle che non vanno bene, la frutta che non rientra nelle dimensioni e qualunque altra cosa, va direttamente all'impianto di digestione e poi dopo il biogas. Questo è quello che noi proponiamo. Per l'agricoltura invece diciamo che deve utilizzare gli scarti sul campo che vengono prodotti, soprattutto l'allevamento, e se è veramente necessario per arrivare agli obiettivi che la regione si è data, che secondo noi sono esagerati, 1900 megawatt solo da biomasse, significa 1900 impianti in questa regione, pensando che la Germania ne ha 6000, la quale è tre volte l'Italia, cioè, quindi ci sembra una, diciamo che abbiano fatto una stima un po' esagerata, per cui bisogna ridurre diciamo, questo obiettivo. E quindi l'agricoltura può fare qualcosa su questo, sulle cose che ho detto appunto. Si può momentaneamente anche utilizzare un po' di colture dedicate, ma noi non siamo certamente favorevoli a utilizzare l'agricoltura per questo. Noi diciamo che l'agricoltura è prodotta a mangiare. Giustamente. Una domanda. Se io metto su il mio impianto, adesso parliamo del biogas per fare un esempio, e faccio il mio business come giusto che sia, ci devo anche guadagnare. Certo. Io posso prendere il mais che si produce in Toscana e portarlo nel mio stabilimento? No, assolutamente no, perché la legge attualmente parla di 70 km come raggio di approvvigionamento. Noi addirittura abbiamo messo 70 km per gli scarti agroalimentari e animali, per quelle aziende che fanno un certo tipo di lavoro, che quindi sono aziende industriali, quindi non aziende agricole che fanno questa roba. Per le aziende agricole invece, se parliamo di mais o di prodotti dedicati, abbiamo messo un limite dei 25 km che noi speriamo che la regione accetti, perché questo era previsto in tutte le autorizzazioni concesse finora e speriamo che resti tale. C'è un punto sul quale siete veramente distanti con la regione? Sì, il punto è cioè, diciamo, il proliferare degli impianti. Quindi quei 1900 che dicevi prima. Quei 1900 che dicevo prima, ma anche il fatto che c'è questo punto nella localizzazione delle aree dei siti che dice che bisogna bloccare il cumulo, cioè fare il cumulo degli impianti. Però non c'è scritto quanti, né come né altro. Cioè, noi pensiamo sia una cosa molto semplice. Prima di dare l'autorizzazione all'impianto bisogna verificare se su quel territorio esiste la materia prima per farlo funzionare. Se non esiste, la si fa là dove esiste. Io ho già fatto altri esempi altre volte. Inutile fare il mais a Medicina quando non abbiamo l'acqua. Il mais lo si fa in Piemonte, nel Veneto e in Lombardia, perché là è un prodotto tradizionale. Qua non lo si è mai fatto. Cioè è una cosa che è apparsa sullo scenario da poco tempo. Però magari si possono fare altre colture usando degli scarti agricoli. Insomma, penso alla foglia del barbabietola, alla stessa erba medica, magari di poca qualità, lo sfalcio dei fossi, lo sfalcio dei giardini sia pubblici che privati. Cioè, anche su questo bisogna intervenire, non considerarli rifiuti, ma bensì semplici scarti vegetali, e non capiamo perché ci sia una normativa di legge che invece dice che non possono andare in questi impianti, ma devono andare in discarica. Questo è assurdo. Alfredo, Una domanda, è un chiarimento. Su Pensieri Democratici parliamo sempre di Lega Ambiente e Medicina, però il problema delle biomasse va oltre Medicina. Certo. Nel Ferrarese ci sono tante associazioni, oltre a Lega Ambiente, che stanno lottando affinché la Regione si adotti di una normativa avanzata e compatibile, come dicevi un attimo fa, con le risorse naturali. Bene, allora, io... diciamo personalmente, ma il mio circolo rappresenta, diciamo, perché sia un po'
per gli eventi specializzato anche su questa materia, quello che è il pensiero di Legambiente regionale, ma anche nazionale, perché io recepisco dalle direttive nazionali le cose che ho finora detto. Quindi non sto dicendo altro che quello che pensa e dice Legambiente, e non Legambiente Medicina, ma Legambiente in quanto tale. Poi abbiamo molti comitati che si sono organizzati, molto accaniti, piuttosto cattivi. Non dico la Val di Susa, ma siamo lì. Io sono rimasto impressionato dalle assemblee dove sono stato, a Galliera, San Pietro in Casale, Vigarano Mainarda, Castello d'Argine, San Giovanni Persiceto. Lì sono veramente arrabbiati. Vorrei proprio che il mio sindaco avesse a che fare con questi comitati per rendersi conto quanto è utile avere un'associazione come la nostra sul proprio territorio, perché noi non facciamo un discorso di diciamo difesa del proprio giardino. Noi affrontiamo la cosa in senso generale, guardando a cosa serve diciamo le rinnovabili, le biomasse, perché dobbiamo farle, e poi valutare come meglio utilizzarle e perché abbiano il minor impatto possibile con il territorio e soprattutto con la qualità della vita della gente. E non è una cosa da poco. Il comitato di questo se ne occupa poco, guarda solo giustamente il suo tornaconto. Un'ultima domanda, da non esperto ovviamente. Le pesche potrebbero essere una materia prima? Ti spiego il perché della domanda. Leggevo oggi nei giornali che per l'ennesima volta i produttori si lamentano in quanto la grande distribuzione non gli riconosce praticamente neanche i costi. Certo che potrebbe essere una cosa, infatti c'è l'impianto di Gazzani e le utilizzava. Ah. Utilizzava soprattutto gli scarti, mi diceva diciamo il dottor Gazzani della Yoga, ma anche di altre aziende che ho visto dai contratti che gli fornivano i cosiddetti scarti vegetali, c'erano anche queste cose, cioè possono essere utilizzati. Poi è vero anche che mi pare che non abbiano diciamo un potere di produzione a livello del mais o altre cose, per cui bisogna utilizzarne molti di più, però è un modo diciamo corretto per utilizzarle anziché buttarle in discariche. Non so dove andassero a finire finora, ma immagino che andassero a finire lì, mentre lì diciamo la biomassa potrebbe essere un modo utile se gestito correttamente per diciamo chiudere il ciclo produttivo dell'agricoltura, cioè questo no, non ci piove. Alfredo, grazie per tutte le cose che ci hai detto, e fra un po' ti verremo di nuovo a disturbare per aggiornarci sulla situazione. Adesso può dire come sono andate le cose e poi vediamo. Sul fotovoltaico è finita abbastanza bene, speriamo anche su questo. Va bene, grazie. Prego.